Sarà firmata oggi alle 17.30 presso lo studio del notaio Massimo De Prisco a Gaeta la stipula dell'atto costitutivo del GAL, il territorio dei parchi, associazione che prevede la formazione di un'intesa tra pubblico e privati che dovranno presentare alla regione un piano di sviluppo locale entro il 31 maggio. Al gruppo di azione locale parteciperanno anche i comuni di Gaeta, Itri, Campo di Mele, Lenola, Pico e Pastena. Da pochi giorni sono state ufficializzate le candidature e abbiamo letto di nuovo gli stessi nomi che in questi ultimi 20 anni hanno governato la città. Ex assessori, ex consiglieri comunali, ex presidenti del consiglio comunale ed ex rappresentanti della provincia. Di nuovo in corsa per non cambiare nulla di questa città. A parlare Alessandro Cozzolino e Cinzia Romano, candidati al consiglio comunale per il Partito Democratico. Se la città ha l'erba alta, l'immondizia invade marciapiedi e le strade sono piene di buche, la responsabilità dei nomi e dei cognomi, hanno spiegato i due candidati, e sono quelli che hanno governato la città negli ultimi 5 anni. Si è svolta presso la sede del Top Volley Ninfa Latina la conferenza stampa di Daniele Sottile e Gabriele Maruotti, con quest'ultimo che ha rinnovato per altre 2 stagioni. Entrambi volevamo continuare questo progetto, ha spiegato il giocatore, e credo sia una cosa positiva. È un periodo buono per me, stanno andando per il verso giusto tutte le cose. Il bello e il brutto dello sport è che devi sempre confermare quello che sei. Ora mi godo questo momento positivo. La società Acqua Latina informa che per eseguire lavori di manutenzione straordinaria sulla condotta presente sulla provinciale 134 alle Forna, nel comune di Ponza, si effettuerà un'interruzione idrica dalle 14 alle 17 di oggi. Le zone interessate sono le Forna, Campo di Mele, Conti, Santa Maria, Giancos, Staglio e Sopra Giancos. È stata presentata ieri mattina all'interno dei locali della Clubhouse la 31esima edizione del torneo internazionale femminile di tennis, la cui ultima edizione, prima della chiusura degli impianti, si era tenuta nel mese di luglio del 2005. Un lungo percorso per ottenere di nuovo la possibilità di disputare un torneo che ha fatto storia e che ha visto impegnata l'attuale amministrazione di Sezze, che prima ha ristrutturato e riaperto gli impianti, poi ha ottenuto dalla federazione l'ok a riprendere il torneo, che avrà un montepremi di $10.000. La manifestazione inizierà il prossimo 13 agosto per concludersi il 21. 32 le tenniste che saranno impegnate nel tabellone principale, mentre 16 le coppie che giocheranno il torneo di doppio. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Campoli, dall'assessore Eramo e dal presidente del tennis club Alessandro Pontecorvi. Il coro polifonico Lumina Vocis di Cori incanta anche il Codigoro, dove si è esibito per i 990 anni della riconsacrazione dell'abbazia di Pomposa in occasione di una rassegna concertistica. Sul palco il coro diretto da Giovanni Monti si è fatto apprezzare con un ricco repertorio di canti sacri e profani dei più importanti compositori dal 1500 ad oggi. Un'altra soddisfazione per la corale, con all'attivo numerose esibizioni in Italia e all'estero. Parte la mostra fotografica Sotto il sole d'Italia, che sarà allestita presso la Biblioteca Comunale di Santi Cosma e Damiano e aperta al pubblico il 13 e il 14 maggio dalle 9.30 alle 18. La mostra rientra nella celebrazione per il 72esimo anniversario della liberazione di Santi Cosma e Damiano, che ricade il 12 maggio, individuata come giornata della memoria. Raccoglie 20 scatti di Antonella di Schino, che con il suo lavoro vuole raccontare la storia del passaggio delle truppe alleate durante la Seconda Guerra Mondiale nel territorio del Frusinate e del Sud Pontino.
Domani alle 18, presso l'Aula Magna della Scuola Primaria di Ponte Nuovo, si terrà la quinta conferenza del ciclo promosso da Unitre dal titolo Il fenomeno dei migranti e dei rifugiati. Italia, paese di protezione? La conferenza affronta l'approccio emergenziale alla materia, valorizzando l'originalità del modello italiano di accoglienza. Relatore alla conferenza sarà il generale Salvatore Lato, che ha operato durante il servizio attivo con mansioni di comando sia presso lo Stato Maggiore dell'Aeronautica sia presso il Comando Supremo della NATO. Sabato 14 maggio il Castello Angioino di Gaeta spalanca le porte agli studenti per una visita guidata straordinaria. Grazie alla disponibilità dell'Università di Cassino, che gestisce la struttura, gli studenti del territorio potranno visitarlo in un percorso studiato appositamente per loro. L'arrivo al castello sarà preceduto da un suggestivo percorso storico-artistico condotto da una guida professionale, durante il quale gli alunni potranno ammirare e conoscere il prezioso patrimonio della città di Gaeta, un'occasione unica per visitare uno dei castelli più belli del Lazio.